Ci sono tantissimi tipi di fumettisti in questo mondo. I miei fumettisti preferiti in tutta la storia sono gli artigiani. Studiate qualcosa che voi amate in profondità. Cercate, anche se non diventerete fumettisti, veramente la vostra vita sarà migliore se studiate qualcosa che amate in profondità. Il numero 3 è molto importante per lo sceneggiatore. La prima volta c'è l'introduzione dell'idea, la seconda volta si ripete, quindi diventa un pattern. Questo dà modo allo scrittore di fare qualcosa di diverso la terza volta. In questo caso, il luogo dove sono stati messi i balloon aiuta a raccontare la storia. La forma segue la funzione. Come fumettista è la vostra responsabilità, dopo aver fatto la prima vignetta, fermarsi e pensare a quello che potete cambiare nella seconda vignetta. Il tempo, lo spazio e il punto di vista. Lasciare che il vostro lettore abbia un po' di potere è molto importante. State chiedendo al lettore di partecipare nella creazione della striscia. Il vostro lavoro come fumettisti e fumettiste è prendere e portare, far fare un giro al vostro lettore. Il design del personaggio e i vestiti dei personaggi sono molto importanti. Anche se Nancy è grande così, sapete che è Nancy. Il fumetto è una lingua basata sulla riduzione. Da quando siamo piccoli ci hanno educato, siamo abituati a seguire e a sentire storie che si muovono in una certa maniera. Potete scegliere di strutturare la vostra storia in modo diverso, ma è molto importante capire com'è strutturata una storia tradizionale, perché così potrete poi strutturare la vostra storia con quella conoscenza.